prodotti, che non significa necessariamente essere il miglior attacco, lo sapete bene, perché i punti prodotti poi devono essere relazionati al numero di possessi giocati. E questa è la squadra che gioca il più alto numero di possessi del campionato, la squadra che produce più punti nelle situazioni non di attacco a metà campo, che non significa necessariamente correre in contropiede, ma saper giocare su 28 metri, quindi trovare anche nelle situazioni di secondario, di contropiede secondario, delle opzioni efficaci. E poi sanno andare in post basso con tutti i giocatori disponibili, dal playmaker al 5, e hanno un impatto a rimbalzo attacco significativo, è la miglior squadra nella capacità di convertire rimbalzi attacco in questo momento. Quindi vi ho fatto un quadro che mette insieme, secondo me, due parole: talento da una parte, perché queste cifre non si producono se non si ha talento, ed energia dall'altra, perché saper correre, saper essere efficace a rimbalzo attacco significa avere qualità fisico-atletiche sicuramente di primo livello. Quindi direi che ho già sintetizzato tutto, quindi il must dovrà essere la capacità di ritrovare quella tenuta difensiva che invece non c'è stata mica nella partita che abbiamo giocato in casa con Ravenna. Dovrà essere indispensabile saperli fermare, perché questa è una squadra che, se non riesce a fermarla, può produrre tanti punti con tanti giocatori diversi, quindi sicuramente il must della partita sarà questo. Dovrà esserci un approccio fisico significativo, bisogna avere il senso della sfida fisica, quindi saper mettere il proprio corpo, e siccome il regolamento lo consente, anche bisogna usare i falli, perché non è che alla fine della partita te li porti a casa e poi la partita successiva invece di 5 devo spendere 7. Tutto questo rientra nelle caratteristiche di questa gara, insomma. Dovremmo essere non soltanto energici, ma anche, cioè non soltanto intensi, ma anche energici. Quindi sono tutti aspetti del gioco che rappresentano la chiave della partita. Poi c'è l'altra parte della metà campo, cioè la metà campo offensiva, dove troviamo una squadra un po' particolare. Non è una squadra che ti aggredisce dal primo minuto, non è una squadra che ti gioca costantemente sulla linea di passaggio, però è una squadra che protegge molto la propria area, che ha la capacità di qualche volta anche di forzarti a prendere la prima opzione, proprio perché questo è un modo anche per poi giocare quell'alto numero di possessi che è tipico della loro pallacanestro. Quindi ci vorrà la capacità di riconoscere, come dicono gli americani, i numeri, e quando ci sono i numeri attaccare anche in situazioni di sovrannumero, e quando invece i numeri non ci sono avere la capacità di giocare una pallacanestro di equilibrio a metà campo, perché l'altro 30, 28 di settembre, quando Claudio si è fatto male da praticamente dal giorno dopo, che era il 29 di settembre, oggi mi sembra che sia il 29 di ottobre, quindi direi che è passato un mese, e in questo mese Claudio si è allenato 3 volte con la squadra e 3 volte a metà con la squadra, quindi insomma la sua assenza nell'economia del gruppo non rappresenta una novità, cioè non è una cosa che è successa oggi. Purtroppo la caviglia non è ancora a posto, e quindi dobbiamo, gioco forza, non utilizzarlo, però abbiamo dimostrato che possiamo fare a meno, o perlomeno che abbiamo le risorse per poter fronteggiare le emergenze, e quindi anche questa volta lo faremo. È chiaro che l'ideale sarebbe tutti insieme dal primo giorno, tutti i giorni, tutti belli, tutti pronti, tutti energici, tutti in forma, ma è la verità è che non è così, cioè, lo sport non dice questo, lo sport dice che non ce l'hai sempre tutti insieme, quando ce l'hai tutti insieme non tutti sono al top della forma, e quindi è normale che questo rallenta un processo di crescita, però in che percentuale lo rallenta, in questo momento è una domanda che neanche mi faccio, perché non mi importa niente per la risposta, soprattutto perché in questo momento mi interessa giusto chi non c'è. In questo momento mi interessa invece pensare alla partita di domani, quindi questo è una valutazione da, come posso dire, da massimi sistemi, ma noi allenatori bisogna essere molto pratici, i massimi sistemi si lasciano agli altri. La praticità, la sconfitta di Ravenna, cosa vi ha insegnato?
che si può perdere, e ci mancherebbe altro che non fosse. Io l'ho detto che questo sarà un campionato dove anche chi starà nella parte di eccellenza perderà molte più partite rispetto a quello che non succede in un campionato normale. E che ci sono tante squadre che hanno strumenti appuntiti per poterti far male, Ferrara è una di quelle, quindi ci vorrà pancia a terra e all-in per poter essere competitivi nella partita di domani. Quindi non contano le scritte che c'hai sopra la maglia, conta quello che riesci a produrre all'interno di una partita di pallacanestro. Non siamo mai stati favoriti dal primo giorno, non lo siamo nemmeno adesso che siamo alla quinta giornata. Ci sarebbe piaciuto arrivare qua vergini di sconfitte, ma invece non arriviamo vergini e pazienza, pensiamo a quella di domani, che è molto più importante rispetto a quella che ormai è passata. Non è stata una settimana ormai. Abbiamo avuto martedì e mercoledì che sono stati 2 giorni shock per certi versi, perché non eravamo abituati, ma questo fa parte del percorso di una squadra. Quindi la prossima volta che perderemo saremo meno scioccati, è normale. Però dopo la prima sconfitta, soprattutto qualcuno, soprattutto quelli che hanno una carta d'identità con meno anni sopra, un po' più scioccati erano, ma è normale, cioè, voglio dire, non riconosco in questo niente di eccezionale, mi sembra abbastanza, come posso dire, fisiologico, però quando lo dico sembra quasi che vuole fare quello che cioè, è immune da tutto, no? Non si è immune, la sconfitta lascia qualcosa. Se anche io dicessi alla squadra facciamo come a Imola, cioè non è che c'è un bottone sotto il tavolino che si schiaccia il bottone e si fa come a Imola, la verità è che noi dobbiamo fare per quello che abbiamo fatto nel corso di questa settimana, quindi con l'eccellente allenamento di giovedì, eccellente, e con il buon allenamento di ieri. Questo è quello che ci serve per fortificare le nostre certezze in previsione di Ferrari.